Benvenuti cari amici. Assisterete ora ad una interessantissima intervista che lo scrittore Marco Cesati Cassin mi ha fatto l'onore di concedermi. Dico due parole su Marco proprio per quelle quattro persone che ancora non lo conoscono. Marco è un famoso ricercatore, scrittore ed è una persona che può aiutare le altre persone a trovare il proprio scopo nella vita, il proprio equilibrio, il proprio sentiero verso la felicità. Numerosi libri che ha scritto e che sono stati venduti in tutta Italia, come La legge del karma, Le coincidenze, Conosci te stesso, e Perdono, Ricercatore di emozioni, Presenze positive. Sono libri importanti che ci lasciano una eredità di conoscenza che vale la pena approfondire. Quindi vi lascio a questa interessante intervista e vi auguro una buona visione. Allora, cari amici, sono qui con Marco Cesati Cassin, come vi ho già detto nella presentazione. Marco è qui con noi, ci ha fatto l'onore di Ciao concederci. Francesca, ciao a tutti. Ciao Marco, ciao. Allora, Marco, avevo già detto in una piccola presentazione ai miei ascoltatori che tu sei uno scrittore molto prolifico, proprio in quel settore che i miei ascoltatori prediligono. Il settore della spiritualità, della vita dopo la morte, e che hai trattato dei temi molto importanti, quali il karma, la reincarnazione, le coincidenze, il destino. Quindi noi siamo sempre affamati di conoscenza in questo settore. E quindi voglio veramente stamattina lasciarti il campo affinché tu ci possa così illuminare, dare qualche conoscenza in più. Che noi siamo, delle Benissimo, quali noi da siamo dove sempre partiamo Francesca? avverti. Dove vogliamo partire? Dalla vita dopo la vita, dato Sì, che è il tuo argomento dato che è principe? l'argomento principe che anche io tratto, sarei molto interessata se tu ci potessi dire, ecco, che cosa tu hai compreso di questa della vita dopo la morte, come ci potresti descrivere quest'altro mondo, no? Possiamo dire che aspetta tutti noi dopo Allora, che. considera che siamo oggi a ottobre del 2021 e Sì. la mia ricerca è partita esattamente 30 anni fa. Addirittura, così Eh sì, tanto. perché nel gennaio del... Scusa che prendo nel frattempo anche qualcosa che servirà per dimostrarti, perché io sono un ricercatore peggio di San Tommaso, quindi tutto quello che racconto deve essere comunque sostenuto Da da prove. prove Ah, convincenti. certo. Allora, praticamente 30 anni fa, purtroppo in questi giorni io perdevo la mia mamma. Si parte tutti da un lutto, per questa Qui si parte dal ricerca. lutto, c'è sempre una spinta, un Sì, trauma che anche ci per me è porta stato così. alla scoperta. Ma qual è il fatto? Non è tanto la perdita, perché dalla perdita siamo tutti, ovviamente, non esiste nessuno che non abbia un morto in casa o un vicino. O un parente o un amico, non esiste nell'ordine delle cose, però in quei momenti non esisteva internet, non esistevano i cellulari, smartphone, erano appena arrivati i primi cellulari, quindi la tecnologia non esisteva. Quello che è accaduto allora è stata la spinta incredibile per la ricerca, che cominciò con le coincidenze, perché adesso vi racconto cosa è accaduto, rimarrete un po' a bocca aperta, ma è la verità. Ed è quello che noi vogliamo ascoltare da te. Assolutamente, e da lì considera che sono 30 anni, quindi non sono pochi. E oggi io ti posso dare con veramente la massima umiltà la certezza dell'esistenza di una vita dopo la vita, perché io ci lavoro quotidianamente. Io lavoro con quella che reputo la medium più potente. Io conoscerò una trentina di medium, ma lei è una cosa che va oltre il concepibile e l'inconcepibile, dove noi abbiamo a che fare sia con esperimenti cinetici, fisici, che di comunicazione medianica, così impressionanti che proprio tu palpi che sono di fianco a noi, in un'altra dimensione. Sì. No? Non è che devi stare lì a dubitare, pensare. È ovvio che non c'è peggior sordo di chi non voglia sentire, però Certamente, questo ne ho è. fatta Allora, cosa è esperienza. successo 30 anni fa? La mia mamma, e adesso posso anche cercarvi una foto da far vedere. Sì, grazie. La mia mamma,
Così mentre parlo voi vedete la mia mamma e ve la faccio vedere adesso in diretta, condividi Aspetta che schermo. voglio un attimo mettere la vista oratore, così almeno. Ecco, così la possiamo. Beh, bellissima donna. Questa è la mia mamma. Allora, la mia mamma nell'estate del 91, premetto che io mi occupavo di gestioni alberghiere. Ogni volta mia mamma mi diceva dove voleva andare, io la mandavo, chiamavo un collega, quell'anno, nell'estate del 91, volle andare ad Agadir. E vedete com'è bella abbronzata lì, Ma è bellissima la amava tua mamma. moltissimo il sole. Complimenti, una donna bella proprio, solare. Eh sì, infatti. E la mamma va ad Agadir, dopo 3 giorni mi chiama il direttore dell'hotel di Agadir e mi dice: Marco, guarda che tua mamma non esce mai di camera, sta sempre male, c'ha la mal di pancia. E quindi noi siamo 4 figli, io non mi trovavo a Milano in quell'epoca, e cominciamo a chiamare in camera della mamma, e la mamma ha veramente mal di pancia, c'è la bulla dell'acqua calda sulla pancia, non esce a prendere il sole, insomma si fa una vacanza chiusa in camera. Io ero preoccupatissimo come i miei fratelli, Certo. e quindi chiedo a mio E poi fratello allora, maggiore, appena... scusami Marco, era ancora giovane la tua mamma La mia mamma se n'è andata, aveva appena compiuto 58 anni. insomma, era ancora giovane. Eh sì, io ce n'ho 60 oggi, quindi puoi immaginare, quindi per me è impressionante. Allora, praticamente dico a mio fratello maggiore, ti prego, vai alla Malpensa, prendila e portala subito in ospedale. Lei arriva il 10 settembre, la portano all'ospedale San Giuseppe in via San Vittore e purtroppo la diagnosi è terribile. Aveva un tumore così devastante, così non curato, così lasciato proliferare, che le danno da 1 mese a 3 mesi di vita. Mamma E mia. tutto era partito al pancreas. Quindi purtroppo finisce a casa per quella che si chiama la terapia del dolore, niente Niente da altro. Quindi fare. una infermiera che fa le iniezioni di morfina perché i dolori erano lancinanti e basta. Premetto che mia mamma era separata da mio padre da 10 anni, anche se non divorziata, perché sperava sempre di tornare insieme. E diciamo che un po' la causa di questa sua decisione di andarsene da questo mondo era proprio il fatto che sperava di tornare con mio padre. Poi mio padre, un anno e mezzo prima, aveva chiesto neanche la separazione, era già arrivato alla richiesta del divorzio perché si era messa insieme una donna che poi è diventata sua moglie, e quindi lei ha visto che le sue speranze erano Erano completamente finite. finite. Si è E quindi arresa, diciamo si è così. arresa, bravissima. Mia mamma viveva in un piccolissimo appartamentino, ma proprio un buco in pieno Marco, centro di Milano. scusami, scusami, noi continuiamo a vedere la foto di tua mamma, te non ti vediamo, Ma voi guardate la mia mamma che Ok. l'ho messa Benissimo. a No, posto così. pensavo che non fosse voluta la No, cosa. è più bello Ok. vederla. D'accordo. Allora, mia mamma abitava in questo piccolo appartamentino dove nella separazione, siccome non c'era spazio, al piano di sopra ci stava mio fratello più piccolo, noi siamo 4 maschi in un piccolo monolocale, mentre noi, gli Certo. altri 3, eravamo rimasti con mio padre, anche se io praticamente ci stavo molto poco in quella casa di mio padre perché ero sempre in giro per lavoro. Morale, noi 4 figli diventiamo i 4 guardiani, 6 ore a testa, perché sapevamo che ogni giorno poteva essere l'ultimo. Cosa succede? Che durante quei 38 giorni, mia madre, ogni volta che si svegliava dal torpore della morfina, si girava e guardava nello spazio che c'è tra il letto e l'armadio, dove noi avevamo letteralmente buttato le 2 sacche della vacanza. Faceva per alzarsi, noi dicevamo: Mamma, ma cosa fai? Ma sono ancora le borse chiuse. Voglio mettere via tutta la roba che c'è dentro, adesso arriva mia sorella, non voglio questo disordine, ma mamma, non ti preoccupare, adesso ci pensiamo noi. Infermiera, si è svegliata, un'altra iniezione, ripartiva un'altra iniezione, si riaddormentava, poi si risvegliava, rivedeva le borse, stessa scena. Ma non avete ancora messo la roba? Ma com'è possibile? Si arrabbiava anche perché lei era una maniaca dell'ordine. Per Certo. noi puoi immaginare cosa poteva essere in quel momento il problema della sacca con dentro i costumi da bagno, l'asciugamani di una vacanza. L'avevamo veramente, ma non ci passava neanche nell'anticamera del cervello di andare a fare tutto questo lavoro di ripristino delle Certo. sacche. Noi la tranquillizzavamo, ma lei è andata avanti 38 giorni a dire sempre: fammi mettere via la roba, devo mettere via la roba. Morale, lei è andata via, ha lasciato questo mondo dicendo per l'ultima volta: fammi mettere via la roba, e la roba non è stata messa via. Andiamo al funerale 2 giorni dopo, il 20 di ottobre, andiamo al cimitero monumentale, torniamo a casa di nostra madre, ci sediamo nel salottino, sconvolti, e Andrea, che è più piccolo, dice: Sentite,
vado su a prendere i block notice e facciamo qualcosa. Tu vai a vedere i clienti, mia mamma era avvocato, tu vai a vedere i clienti sospesi in studio, tu fai qua l'inventario delle cose, ti do una mano io. Sì, ok, perfetto. Va su e dopo qualche minuto torna giù sconvolto, con in mano la segreteria telefonica di quelle che c'erano una volta, che Sì, erano quelle con i nastrini dentro le certo, con cassettine la che si usavano. cassettina, sì. Perché mentre noi eravamo a seppellire nostra madre, era arrivata una telefonata, e qui interrompo la condivisione e torno io. Era arrivata una telefonata che ci ha lasciato completamente sconvolti. E questa telefonata diceva: ecco, lo sapevo, così non ho fatto in tempo a mettervi la roba. Andrea, sono la mamma. Comunque adesso ti saluto, devo andare. Ciao. Adesso questa telefonata, di questo fatto così intimo, così che nessuno poteva immaginare, nessuno Ma poteva perdonami, Marco, informare. era proprio la voce esatta di tua mamma, era proprio la sua voce. Non era la voce di mia mamma, ma era lo stesso tono, la stessa modalità di Una voce comunicazione. femminile? Ma adesso vi dirò di più, adesso io vi faccio sentire quella registrazione di 30 anni fa. Quindi adesso non parlare, stai zitta, silenzio. Zitta, zitta. E vedete come è quella telefonata di 30 anni fa. Questo che sentite è il tu-tu che c'è tra una telefonata e l'altra che c'era allora. Adesso silenzio perché sta per arrivare la voce. Si è sentito? Ma altro che se si è sentito, sconvolgente, ho i brividi Marco, ho i Allora, brividi. dopo anni e anni di ricerca, io vi posso assicurare, sempre con quella famosa peccata di umiltà, che questa è mia madre, che ha utilizzato un corpo disponibile, ovvero si chiama medium inconsapevole. Vale a dire che esistono persone che fanno certe cose e in quel momento non sono loro, sono un nostro caro. Cioè loro vedono quali sono i canali disponibili, che sono predisposti, delle sorte di antenne che possono occupare in quel momento. E quindi in quel preciso momento questa signora, che era mia madre, è andata alla cabina telefonica, perché cellulare non esiste, ha composto il numero di telefono di mia madre per lasciare per l'ennesima volta quel pensiero che si è portata nell'immediatezza. Siamo al secondo giorno, quindi Della abbiamo ancora morte, il pieno corpo certo. eterico, e in quel momento lei, siccome è così, mia madre era proprio così, aspetta un attimo che faccio una telefonata, perché vedi che non ho messo via la roba, perché l'aveva ripetuto talmente tante volte in quei 38 giorni, che ha chiamato mio fratello più piccolo per lasciare quel messaggio. Ma Ok? scusami Marco, ma questa persona che ha parlato con la, diciamo, dando il messaggio di tua mamma, era consapevole di quello che stava facendo in quel No. momento? No. No, se io avessi fermato questa donna ovunque ella fosse e le avessi detta fuori dalla cabina telefonica: ma che cosa hai combinato tu? Lei avrebbe detto: io? Sì, hai appena chiamato mio fratello. Io? Cioè, avrebbe risposto così, perché in quel momento non era lei, era mia mamma. Sai che questo Ok? fenomeno non lo avevo mai sentito prima, è la Questo prima è un volta. fenomeno di cui io ho fatto ricerca e di cui ho anche altre testimonianze e prove di quello che sto dicendo. E quindi vuol dire che esiste pure questo mondo. D'altronde, anche cosa nota, che anche i cani sono mezzi di comunicazione dei nostri defunti. Sì. Quindi accade Su questo spesso che posso quando dare la voi mia siete... testimonianza. Al funerale di mio padre si è aggregato un cane, noi avevamo un cane che era morto qualche anno prima, si è aggregato un cane vagabondo, seguendo il funerale dall'inizio alla fine. Quando siamo arrivati al cimitero se n'è andato, proprio ligio dietro al funerale, e noi non capivamo, domandavamo di chi è questo cane. E nessuno. Esattamente. Sì. Quindi loro possono essere, ovviamente temporalmente, un mezzo di comunicazione, tant'è che io
avevo una cagnolina meravigliosa di nome Perla, di cui ho avuto già sua visita dal mondo dell'aldilà con tanto di foto e di filmati della mia cagnolina, e quando era qui con me, molto spesso quando incontravo dei medium che la fissavano dentro gli occhi e mi dicevano: Marco, non mi prendere per pazzo, ma guarda che io vedo tua madre qua dentro. Quindi io dicevo: ma cosa sta dicendo? E invece è così, perché poi un giorno, facendo una prova cinetica, è arrivata mia madre portando Perla. Quindi, per dire, ci sono i riscontri proprio. Io non sto parlando di Certo. idee o di fantasie, io ho i riscontri. Quindi non abbiate, chi ha avuto dei cani, li ha amati come ho amato io Perla e anche altri cani che ho avuto, li rincontrate tutti, c'è la certezza totale di questo, ve l'assicuro, è una cosa meravigliosa. Sì. Andiamo avanti però per dirvi il punto fondamentale, perché qui sarebbe da fare dei corsi, delle dirette da 10 ore l'una. Lo Però io so. vi voglio illustrare una frase sull'aldilà che a me, quando l'ho scoperta e l'ho letta, mi ha segnato profondamente. Diciamo che mi ha cambiato il mio modo di vedere. Certo, io sono, diciamo, in questo senso mi conviene perché sono dentro questa materia, quindi conosco moltissimo. Ma io penso che sia interessante anche per chi non conosce oppure ha timore di questa materia. Sì. Tutto questo nasce e vado in condivisione un'altra volta con un'entità molto alta, molto importante, di nome. Ma guarda la combinazione, ma guarda Marco, sto parlando nei miei video tutti i giorni, sto Scusa dando i un attimo, messaggi di sì. Silver Birch, tutti i Cioè, giorni. ma va. Sto leggendo i brani dal libro di Silver Birch che io avevo da tanti anni, che si intitola Gli insegnamenti di Silver Birch, e leggo dei brani ogni giorno. Anche ieri ho parlato delle feste nell'aldilà descritte da Silver Birch. E allora vedi che, Bellissimo. come sempre, non è un caso, No, quindi non c'è bisogno che io stia a appunto spiegare te chi lo è Silver volevo dire. Birch. Guarda, parliamo di Silver Birch e del suo medium Barbanelle. Barbanel, eccolo qua, ve lo faccio vedere subito. Eccolo, Ok, bravo. Io non ve avevo lo faccio trovato vedere una qua. foto di Barbanelle. Eccolo, il Ok, grande bene, mondo. non so se tu sei già arrivata a questa domanda e risposta che c'è a pagina 155, ma io devo parlare di questa domanda Sì, e questa risposta. ma con grande Ok? gioia ti ascoltiamo. Bene, allora le ho anche segnate così le vedete tutte insieme e cominciamo con la domanda. Vado anche in presentazione campo pieno, eccola Sì. qua. Quando lasceremo il corpo fisico, quello che adoperiamo nel mondo dello spirito è reale e solido tanto quanto quello che lasciamo indietro? Questa è una domanda, diciamo, lecita, come io chiamo, ovvero una domanda che è umana. E quindi io, essendo con dei connotati da essere umano, mi preoccupo se nell'altro mondo che tipo di corpo avrò. Avrò. Bene, la risposta di Silver Birch è sconvolgente, ha completamente ribaltato il mio modo di vedere la mia vita qua. Ok? Siete Sì. pronti? Sì, Marco. Molto più reale, molto più solido di quello che lasciate indietro nel mondo della materia. Ma attenzione, perché il vostro mondo non è il mondo reale affatto. È solamente l'ombra gettata dal mondo dello spirito. La nostra è la realtà e voi non capirete la realtà fino a quando non passerete nel mondo dello spirito. Riflettete su questo, È una la risposta nostra realtà, grandiosa. non la vostra. Sì. Questo mondo non è la realtà è l'altra. E Sì. allora se io comincio a farmi un po' di, come dire, torno io. Eccomi qua. Se io comincio a farmi delle mie elucubrazioni mentali e io comincio a assaporare questa frase, la loro è la realtà, non questa, imparate a staccarvi un po' dalle problematiche di tutti i giorni, imparate a capire che siete in un film, in una Matrix, e quindi non cadete nel tranello dell'ansia, del panico, della paura, di ogni cosa che accade. Immaginate di essere seduti in platea a guardare un film, il film che voi andate a vedere al cinema.
dato che adesso hanno aperto le sale finalmente al 100%, cosa vi dice il film? Voi vi sedete in platea con la vostra migliore amica, se dopo 30 minuti non succede niente, voi direte all'amica: ma che barba sto film, ce ne andiamo, e ve ne andate. Quindi il film stesso, che è la vostra vita, deve avere per forza cose che vi fanno mangiare le unghie, dolore, gioia. È così la vita. Quindi dovete imparare ad accogliere tutto quello che arriva, se no non comprenderete mai il senso della vostra esistenza, che è in un film, D'accordo. una Matrix. L'ho scritto molto ampiamente in questo libro che ho consegnato e vi assicuro che è così, perché poi io vado a cercare le prove, vado a cercare le risposte. Ovviamente dall'altra parte non è che possono spiegarci, se no il gioco finisce, non è che ci possono dire, fare, brigare, anche su quest'epoca che noi stiamo vivendo. Io ho delle informazioni, ma ovviamente più di un certo passo non possono fare, non sono autorizzati, non si può interagire con questo film. Noi dobbiamo fare le nostre esperienze, capite che cosa voglio dire? Certo. Questo è il senso della cosa. Quindi ricordatevi che questo non è il mondo reale, è l'altro. E quindi cominciate a ragionare in quel modo e ricordatevi, come diceva Steiner nel 1915, l'aldilà è una conseguenza dell'aldiquà. Quindi non pensate che finita questo film vita, tutto finisce, tutto prosegue in un'altra dimensione di vita, in un altro stato d'essere, ma tutto va avanti, anche delle cose che non siete riusciti a compiere, magari che avevate sottoscritto nel famoso contratto dell'anima, e alla fine non siete riusciti e quindi dovrete ripercorrere certi passaggi. Così è, punto e a capo. Ma vi prego, non abbiate paura, perché vedete, come diceva Schopenhauer, è più la paura del pensiero della morte che la morte stessa. Allora cominciate a cambiare un po' le parole. Invece di chiamarla morte, chiamatela porta, perché è una porta di accesso. E voi, noi, tutti, Francesca, siamo già morti nascendo. Sì. Sì. Abbiamo già oltrepassato una porta nascendo, ovvero abbiamo fatto esattamente lo stesso identico percorso, solo che nessuno ci pensa. Noi siamo passati dall'aldilà all'aldiquà. All'aldilà. E scusate il gioco di parole, l'aldilà, l'aldiquà è visto come l'aldilà un'altra volta, ok? Quindi c'è sempre questa paritetica considerazione dello stato in cui siete. Se voi foste nell'aldilà, quando siete di là, vedete questo mondo come l'aldilà, chiaro il concetto? Quindi arrivando io anima, che per poter esistere in questa dimensione ho bisogno di un corpo fisico e quindi attraverso il concepimento comincio a generare, a formare questo veicolo chiamato corpo fisico, arrivo, ma come arrivo? Arrivo da una dimensione all'altra, quindi da non respirare, respiro, attraverso un tunnel, esattamente come noi attraversiamo il tunnel, qui abbiamo il Ora. tunnel uterino, e abbiamo dal caldo, passiamo al freddo, passiamo dal buio alla luce, vedete quante corresponsioni? Quindi la morte è una porta, quindi porta A, che è quella della nascita, porta B, che è quella della morte, che ci porta nell'altra dimensione, dove vengono tutti a farci festa, tutte le pacche sulle spalle, i nostri cani che ci bagnano la faccia con le slinguate, è esattamente così. Avremo un corpo molto più percettivo di questo, pensate un po'. Ebbè, questo è il concetto, quindi non avete nulla da Da temere, ma temere. solamente una sola cosa. Questa è veramente l'unica cosa che inizialmente, secondo me, può far male. E lo dico io perché ho dei figli piccoli, il fatto di non poter abbracciare fisicamente, quindi quella sensazione, ma è un periodo che dura molto poco, perché questi bisogni, diciamo, umani, terrestri, si allentano molto velocemente. Però all'inizio può succedere questo. Mi ricordo 2 anni e mezzo fa che all'improvviso un mio amico di 49 anni, direttore d'albergo della famosa catena Veratour, finita la serata, va in casa nel suo appartamentino e a un certo punto non si sente bene, chiama il vice direttore, ma questo arriva praticamente, aveva avuto un infarto.
e quindi di colpo la sua vita finisce. 49 anni, tra l'altro 7 per 7, 49, ogni 7 anni accade qualcosa nella vita di tutti noi. Io rimango così sconvolto di questa notizia che era ai primi di luglio, chiamo Sonia, la mia carissima amica medium, che era in vacanza in Salento, e le dico, senti, ti prego, quindi sto parlando del giorno dopo, ti prego, mettiti in contatto con quest'anima. Si chiama Mario Rossi, adesso non voglio fare per privacy, non dico niente, si chiama Mario Rossi e se n'è andato ieri, sono sconvolto, guarda se riesce a entrare in contatto. Lei dopo mezz'ora mi manda un messaggio che sconvolge me, perché lei non sapendo nulla, questo è il messaggio, vi dico proprio le frasi più importanti, ma per farvi riflettere. È tutto così veloce qua, mamma com'è veloce, è pazzesco, mi devo abituare a questa velocità, è stupendo, è bellissimo, ma io non riesco ancora a mettermi in sintonia con questa velocità, è tutto così veloce. Sì, lo so, io avevo già avuto dei segnali, avevo già avuto dei preavvisi, ma io non ci ho dato retta, non ci avevo pensato, non mi sono fatto controllare, è tutto bellissimo qua, però ora io mi accorgo che mi manca così tanto Riccardo, Riccardo mi manca da morire, vorrei tanto abbracciarlo Riccardo. Questi sono stati messaggi arrivati in questo momento dopo 24 ore. Inutile vi dica che Riccardo è suo figlio di 9 anni. E quindi vedete come uno che non pensa al di là tutta la sua vita, c'ha questo strappo di Strappo. tutti i corpi, di Non tutti i c'è gusci, gravità poi. arriva dall'altra parte e si deve rendere conto. È tutto così veloce perché? Perché noi diventiamo una sorta di coscienza fatta di molecole, possiamo chiamare anche molecole di luce, quindi anche un'altra bella notizia è questa, noi non perdiamo mai la nostra coscienza del sé, questa è la notizia più importante, fondamentale, noi non Portiamo via i perdiamo ricordi mai la anche, coscienza vero? del sé. Eh? I ricordi ce li portiamo via. Tutto, I coscienza del ricordi. sé, quindi noi non perdiamo nulla, non è che noi diventiamo niente o qualcos'altro. Io sono Marco Gesati Cassin qua e sono Marco Gesati Cassin di là, quindi mi porto tutto di là. Se però io sono Marco Gesati Cassin che ha vissuto nella materia, nel business, nel lavoro, non mi sono mai curato di nulla per quanto riguarda la parte spirituale, farò fatica se ho una dipartita tipo sulle strisce pedonali o un infarto, farò fatica a rendermi conto di dove sono finito, cosa mi è successo, perché è uno strappo immediato. Se io invece ho fatto un percorso di conoscenza, di elevazione spirituale, avrò un passaggio molto più dolce. Anche qui vi dico una cosa, ricordatevi, questo lo disse la Jiva Udan, bellissima frase, ricordatevi ovunque voi siate, in qualsiasi momento voi vi troviate. Ricordatevi che voi abbiate 100 persone intorno a voi o siate soli sul selciato di una strada perché vi hanno investito, ognuno non sa quando e come se ne andrà, voi sarete soli in quel momento. Vi ricorderete in quel momento che siete voi stessi e ve ne state andando. Sarà una sorta di mano che vi sta leggermente premendo sulla fronte e vi fa dolcemente perdere i sensi. In quel preciso istante, in quella manciata di secondi, ricordatevi di dire questa frase: io sono lo spirito e sono felice di tornare a casa. Ve la ripeto, io sono lo spirito e sono felice di tornare a casa. Non è Bellissimo, difficile da ricordare, ma bellissimo. vi aiuterà tantissimo in quella fase di passaggio. Volete l'opposto? No, no, non voglio, aiuto! Ah! Sarà uno strappo Sì, dolorosissimo. certo. Capite cosa voglio dire? A cui voi non potete opporvi, comunque va così. Allora tanto vale che io vada dolcemente dicendo sono felice di tornare a casa. Io sono lo spirito e torno a Abbandonarsi in quel casa. momento alla corrente che Esatto. ci porta. E allora tutto sarà molto più fluido, più gioioso, ok? Tanto ci ritroviamo tutti di là. È come uno va a fare un viaggio e dico sì, dai, ci vediamo dopo. Questo dopo può durare degli anni, ma sappiamo perfettamente che di là il tempo non esiste. Non c'è più l'eternità, perché il tempo non c'è. La parola eternità è legata al tempo. Mi ricordo quella bellissima battuta della Bardot, quando non so se il primo, il secondo o il terzo marito le disse: ti amerò per l'eternità. Lei lo guardò e disse: che è una minaccia? Perché in effetti uno che mi dice ti amo per l'eternità, a me dopo 2 secoli mi viene un po' ansia, insomma, vorrei avere qualcos'altro, insomma, no? Concettualmente. Ma se noi andiamo dall'altra parte, l'eternità non c'è. C'è un'altra parola che si chiama
infinità, ovvero un punto che racchiude tutto, le vite passate, le vite presenti, le vite future. E qui potremmo aprire degli argomenti meravigliosi Meraviglioso. sul dono dell'ubiquità dell'anima, sulla multidimensionalità dell'anima. Ma scusate, ma se io torno, muoio tra 50 anni, mi dice una ragazza, e la mia cara adorata nonna nel frattempo si è già reincarnata, non la incontro più. Ma cosa stai dicendo? L'anima racchiude tutte le esperienze passate, presenti e future, quindi tu incontrerai tua nonna. Questa è la magia che loro hanno, il potere, che tu sei anima e sei tutte le persone racchiuse nell'anima. Non è che c'è solamente una personalità, ce ne sono una miriade, ma tu andrai incontro a quella personalità, al tuo mondo, al tuo paradiso, che altro non è che il tuo terzo cielo. I cieli sono sette, il paradiso è il terzo, questo è il primo, il secondo è il mondo di mezzo, che è il Kamaloka, l'Ade, il Bardo, il Purgatorio, un mondo di mezzo in cui tutti ci devono passare, chi per un secondo come un bambino di 5 anni, chi per millenni come Hitler, ma tutti ci devono passare e tutti devono elaborare quello che hanno appena concluso, da soli, senza nessun tribunale, senza nessun giudizio, senza Davanti a se nessuno che dica hai stessi, fatto questo e hai fatto quello. Come? davanti a se stessi, il Davanti a giudice se siamo stessi. noi. Esatto, quindi questo è importante. Allora, tu mi hai chiesto anche di, perché sai, con me il tempo vola, quindi bisogna assolutamente andare subito Ma guarda alle Mario, non c'è questioni. problema, tu parla, io non ho problemi di tempo, al Vabbè, limite dobbiamo posso dare un dividere in timing, due se questa no. intervista, decidi tu come vuoi, però poi se non finiamo adesso questa meravigliosa intervista me ne dovrai concedere per forza Ma tutte un'altra. quelle che vuoi. Allora, andiamo a parlare a questo punto, dato che ho parlato della multidimensionalità dell'anima, abbiamo Cosa parlato vuol in un dire momento. questo? Spieghiamolo in parole semplici ai nostri Significa ascoltatori. che l'anima, che innanzitutto cos'è l'anima e cos'è lo spirito? Allora, cominciamo anche a definire queste due componenti. Perché? Perché sono due cose completamente appartenenti l'una all'altra, ma hanno due funzioni completamente diverse, proprio operative. Quindi anche qui andiamo in condivisione, così vi Sì. aiuto a comprendere. Eccoci qua. Mettiamo ordine, cerchiamo di capire le funzioni di queste due parole, perché ovviamente noi qui parliamo molto di anima e poco di spirito. Spirito diventa la parola spiritualità, però noi abbiamo un'anima e uno spirito. Qual è la divisione e il ruolo? Vediamo la prima, che è questa, vado in presentazione completa e andiamo a leggere insieme. L'anima è il... Aspetta che non è partita. Non riesco a mandarla in... Vediamo. Boh, non me la fa. La leggiamo così. L'anima è il principio vitale dell'uomo. È il software del computer chiamato corpo con il quale si manifesta. Quindi, immaginate che il corpo sia un computer. No? La plastica del computer. Se l'anima non ci fosse, il computer sarebbe privo di qualsiasi attività. Ok? Immaginate che voi arrivate al mondo e siete un computer nuovo, senza neanche un'app, un software, un programma, niente. Tutto questo è l'anima che mette in vita il computer e comincia a recepire quelli che sono tutti i programmi, i quali primi programmi, a parte quelli già generati dalla, diciamo, dal progetto dell'anima, sono, ecco, vediamo se qua riesco, eccolo qua, sono innanzitutto i condizionamenti che voi riceverete dai vostri genitori. Quindi l'anima si dice sceglie i suoi genitori, sì, anche perché tutto è già accaduto, ma di questo ne parliamo casomai dopo. Comunque, l'anima è eterna e si reincarna per un principio divino, al dono dell'ubiquità, che adesso lo spiego. Contiene tutte le vite passate nello stesso istante e fa esperienza attraverso il corpo. Anche qui io amo dire che noi non abbiamo un'anima. Noi non abbiamo un'anima. Noi siamo anima, che è molto diverso. Diverso, sì. Ovvero io, anima, per potermi manifestare in questa dimensione, necessito di un corpo fisico. Non posso andare a zonzo in questa dimensione trasparente, che non mi vede nessuno, alla velocità doppia della luce. Ho bisogno di un corpo fisico in cui io rallento la materia, formo la materia e mi posso esprimere. Quindi per me è anima anche la punta della mia unghia, ok?
A questo punto io faccio un'esperienza attraverso il corpo e questo è, quindi ripeto, noi siamo un computer e il software, i programmi, le app, le crea l'anima con le sue esperienze sulla Terra. Andiamo a vedere a questo punto cos'è lo spirito. Lo spirito, questo lo disse Steiner, è invece quella componente attraverso la quale abbiamo la possibilità di comprendere il significato intrinseco delle cose, indipendentemente dall'impressione che esse determinano nella nostra anima. È il nostro hardware, è l'unione con Dio ed è inscindibile con l'anima. Quindi possiamo immaginare io spirito che prendo una parte di me spirito e la mando a fare esperienza sulla Terra attraverso quel nome chiamato anima. Okay? Quindi l'anima è la delegata. Potremmo dire a questo punto che io spirito sono la corrente del computer, sono l'energia elettrica, sono l'hardware, sono la composizione di tutto. E a questo punto io dialogo con Dio, io sono il rapporto con Dio. E quando finisco la mia esperienza terrena, dopo aver lasciato il corpo eterico e dopo aver lasciato il corpo astrale, torno a essere l'io causale, il corpo mentale che si riunisce allo spirito e continua la sua esperienza divina fino a quando non avrà una necessità impellente, qualcosa che è misteriosamente, incredibilmente potente e inarrestabile, che è il desiderio della reincarnazione. Quindi a questo punto abbiamo anima e spirito ed ecco che arriviamo al discorso della reincarnazione. Discorso della reincarnazione che è un concetto, torno io nel frattempo, vado a prendere delle altre slide, è un concetto molto importante perché? Perché la reincarnazione è necessaria, cioè non penserete mica che una sola esperienza di vita io possa prendere, perché io mi reincarno, perché io torno sulla Terra? Perché? Bel Perché mistero. l'anima, e questa è una legge a noi inspiegabile, non è che c'è, non è che io posso andare a sindacare o discutere questo. L'anima deve fare un percorso evolutivo e l'evoluzione passa attraverso l'esperienza e l'esperienza passa attraverso il dolore che può dar valore a questo punto alla gioia, all'amore e alla libertà. Quindi le due cose, questo principio duale diventa inscindibile. Quindi noi dobbiamo per forza evolverci attraverso il dolore. Folle è colui che può pensare di fare una vita completamente serena, senza nessuna folle, perché la vita è composta da questo principio duale. D'altronde la dualità è anche dentro di voi, lo yin e lo yang, la parte maschile e la parte femminile, tutto è duale. Chi è che si sta evolvendo? Chi riuscirà a vedere questa dualità come uno? Quindi a questo punto, lo yin e lo yang, io vedo il cerchio, non vedo le due gocce che formano il bianco e il nero, vedo il cerchio e dico sì, tutto è uno e io appartengo all'uno. La reincarnazione, tra l'altro, non esistono regole, non esistono leggi sulle tempistiche. Una volta mi si diceva che ci si rincarna ogni 2000 anni, un'altra volta ogni 300 anni, non esiste, perché adesso vi porto il caso più eclatante e conosciuto di reincarnazione per farvi comprendere che ognuno ha un suo piano divino dove è previsto che magari si rincarni anche un anno dopo, per dire. Ok? Quindi non esiste questo tipo di legge, di meccanismo. Esiste invece il piano assolutamente personale che è custodito nei registri akashici di ognuno di noi. Andiamo a vedere il caso più eclatante, più conosciuto, il più inopinabile, se volete, che è stato portato alla conoscenza dal più grande ricercatore esistente che è Ian Jan Stevenson. Stevenson, ne ho parlato, sì, nel mio Che libro. ovviamente un neuropsichiatra infantile, Sì. e quindi ovviamente molto portato a questo tipo di ricerca, che ha condotto per tutta la sua vita questo tipo di ricerche e ha praticamente confermato, convalidato, provato la bellezza di 623 casi di reincarnazione accertata, sempre con protagonisti bambini. Perché bambini? Perché l'anima, nel momento in cui si reincarna, ha degli strascichi della vita precedente che possono arrivare massimo a 7-8 anni. Poi mi vuoi dire come fai a vivere la tua vita se
continui a parlare con tutta la gente dicendo: ma scusate, io qua non c'entro niente, io arrivo da un altro mondo, cioè ti rinchiudono in un manicomio e non puoi fare altro. Ecco che quindi per fortuna questo tipo di esperienza, a meno che non ci siano dei flash, delle sensazioni, dei déjà vu, si interrompe a circa 7-8 anni, la maggior parte a 5 anni. Andiamo a vedere a questo punto il caso più eclatante narrato da Jan Stevenson sulle prove della reincarnazione. Ed è Shanti Devi. Shanti Devi è una donna che, come vedete, è diventata anche anziana, che è vissuta, nata nei primi anni del 1940 e è stata protagonista di un caso pazzesco. Adesso vi faccio vedere la foto di Shanti Devi quando era bimba. Eccola qua. Quello che vedete sulla sinistra è suo padre. Perché questa storia ha fatto scalpore? Perché questa bambina che viveva a 150 km a est di Nuova Delhi continuava a dire a suo padre che lui non era suo padre, che lei era la moglie di un uomo che abitava a Nuova Delhi e gli scriveva continuamente dando nomi, indicazioni, particolarità della sua vita, della casa, tant'è che a un certo punto i genitori si sono cominciati a preoccupare perché quando una bambina comincia a dirlo una volta, 2 volte, 10 volte, morale, ve la faccio breve, il papà di Shanti manda suo fratello, quindi lo zio di Shanti, a vedere se veramente esiste quella casa, quell'indirizzo, a vedere se veramente c'è un caso di qualcuno che ha perso la moglie. E questo fratello del papà va a vedere, in effetti c'era questa situazione che corrispondeva esattamente. Quindi a questo punto decidono di andare a parlare, ma non parlano col vedovo, parlano col fratello del vedovo, il quale prenderà il treno, verrà fino alla casa di Shanti, si siederà di fianco a Shanti, ascolterà questa bambina e rimane sconvolto. Praticamente questa bambina era la moglie defunta 20 anni prima, ripeto, 20 anni prima di suo fratello. E tutto quello che diceva corrispondeva esattamente, esattamente alla vita di questa moglie. A questo punto prendono il coraggio, avvisano il fratello vedovo e organizzano l'incontro a casa della moglie e del marito. Insomma, lei torna nelle sue origini, questa bambina, la quale si siede sul divano di casa e praticamente si muove come una sorta di padrona di casa, chiama tutti per nome, indica dove sono le cose riposte, narra fatti accaduti, tutti rimangono sconvolti, veramente. Ma ci fu un punto, uno che rimase la prova con la P maiuscola, a cui diede definitivamente, in mezzo alle lacrime, la certezza di quest'uomo che quella bambina era sua moglie, defunta 20 anni prima. A un certo punto quest'uomo disse alla bambina: senti, se veramente tu sei mia moglie, quando eri qua con me, mi avevi detto che avresti nascosto tutti i nostri risparmi, tutte le nostre rupie da qualche parte perché sapevi che sennò io le avrei spesi e tu ci tenevi ad avere un gruzzolo da parte perché potrebbe accadere qualcosa nella vita e questi soldi ci potrebbero servire. Ebbene, da quando tu sei morta, io ho messo sotto sopra questa casa e non ho trovato niente. Ho divelto anche i pavimenti, ho guardato se c'erano dei buchi. Niente. Adesso, se tu sei mia moglie, mi devi dire dove hai nascosto questa scatola di metallo che io mi ricordo perfettamente. La bambina lo guarda, si mette a ridere, si alza dal divano e schizza fuori di casa, quindi non è più in casa, corre in giardino, va nell'albero principale, scava con le mani fino a circa 1 metro sottoterra e tira fuori questa scatola di metallo piena di terra che era lì da 20 anni, gliela dà in mano e davanti a tutti questo apre il coperchio ed era strapieno di rupie. A questo punto la notizia finisce su tutti i giornali, finisce ovunque e viene a conoscenza di questo fatto anche lui. Tant'è che Gandhi a questo punto ordina nel 1948 al Parlamento indiano di aprire un'indagine ufficiale, un'inchiesta che verrà a questo punto aperta con scienziati, ricercatori, parlamentari, politici, che durerà un bel po' di tempo e che alla fine diede il risultato che tutto quello che era accaduto era confermato, era vero. E quindi questo viene messo agli atti del Parlamento europeo. Ok? Ecco Sì, incredibile.
la storia più importante per Veramente. quanto riguarda La la teoria della reincarnazione. reincarnazione. Poi ovviamente se voi prendete qualsiasi libro di Stevenson vi divertirete a vedere e leggere casi veramente pazzeschi, cioè roba da accapponare la pelle, anche di bambini uccisi che tornano sul luogo del delitto, incontrano i propri assassini in altre vesti, cioè succede veramente di tutto. Quindi l'importante è che voi ci crediate, perché qui non c'è nulla di inventato, ma soprattutto ricordatevi una cosa, che quando c'è la pura ricerca e non c'è il business, perché purtroppo questo mondo è talmente borderline che tanta gente ci fa business, quando c'è la pura ricerca, ricordatevelo che alla fine non c'è interesse se non proprio quello di scoprire chi siamo, da dove arriviamo, perché siamo qui, dove andremo. È molto più importante che questo benedetto vil denaro, che alla fine, quando io dico sempre, ma voi quando ve ne andrete di qua, non c'è nulla di vostro. Niente, No. neanche un grammo di terra, ma che cosa ve ne frega di accumulare, accumulare, accumulare? Cercate di vivere bene avendo un rapporto col denaro, denaro uguale energia, denaro uguale energia. Il denaro è energia, l'energia deve essere dinamica e non statica. Cosa Sì. vuol dire? Che non dovete accumulare e avere montagne messe da parte, ma dovete far girare il denaro così diventa dinamica e facendolo girare non mancherà mai. Entrata e uscita continuamente. È Questo è vivere vero. bene. Ricordo un vecchio pescatore alle Eolie, quando io avevo pochi anni, 10 anni, che disse a mio padre: si ricordi che lei non è ricco per i soldi che ha in banca, lei è ricco per i soldi che ha speso. Ed è Vero, sacrosanto. verissimo. Cosa significa questa parola detta da un pescatore con lo stuzzicadenti in mezzo ai denti, pieno di rughe, abbronzatissimo? Significa che non dovete mettere da parte, perché se voi mettete da parte, quando ve lo godete il denaro? Esiste solo una legge che è il qui e ora, quindi godi quello che tu hai adesso, perché tu rischi magari di mettere da parte e poi anche tu puoi finire sulle strisce pedonali. Sì, Tutti sanno è che vero. ognuno ha un destino. Che Certo. cos'è il destino? Il destino non è una parola brutta, perché poi noi abbiamo questo condizionamento, questo luogo comune. Destino è parola e coincidenze. Che bello! Perché? Perché la coincidenza, ehi, senti qua che coincidenza mi è successa, bla bla bla. Destino è andato incontro al suo destino. Ah, destino crudele. Quindi nel nostro condizionamento, per una parola destino non è bella. Ma il destino che cos'è? Il destino è il vostro programma di Di vita. vita che Programma di vita. lo abbiamo accettato prima di nascere. L'avete scelto, che è ancora più forte. L'avete scelto, siete arrivati, state svolgendo il vostro programma di vita. La più bella definizione di destino la diede Elena Petrovna Blavatsky, che disse che il destino altro non è che il programma che l'anima decide di svolgere all'interno di quel corpicino, in comune accordo con forze superiori, perché utile alla sua evoluzione. Ricordatevi questa frase e già avrete capito tutto. Poca importanza quanto durerà quella vita, molta importanza che io mi Certo. evolva. Io magari scelgo di diventare quella bambina che magari a 13 anni me ne vado per un tumore, ma ho svolto e ho fatto la mia esperienza e ora me ne Certo. torno a casa. Nella realtà, il mio compito è finito. Ma guarda, Oppure potrei vivere Marco. 100 anni, dimmi. No, volevo dire, io so addirittura, ho letto nelle mie letture, mi sembra che fu Monsignor Hugh Benson, no? Che anche lui ha comunicato moltissimo dal mondo dello spirito attraverso medium, il quale diceva che nel momento di reincarnarci noi siamo così eccitati che ci scegliamo delle prove durissime e le nostre guide devono frenarci per dire no, guarda perché è troppo, poi quando sarai lì non sarai in grado di capire, di comprendere. Quindi voglio dire, noi saremmo portati anche a sceglierci vite molto dure per accelerare l'evoluzione e le nostre guide devono anche un pochino Esattamente, frenarci. È vero questo? confermo completamente, quindi è così. Quindi non abbiatene quando vedete una persona su una carrozzella o una persona con delle malattie, purtroppo, perché l'ha scelto e voleva provare quel tipo di esperienza. Sì. E quindi ricordatevi che questo mondo, Matrix, è il nostro campo di prova. Tutto è già accaduto.
Cosa significa tutto è già accaduto? Non c'è un disegno, non c'è un Dio che decide che io debba rompermi la gamba o vincere 1 milione di euro, non esiste tutto questo. C'è un principio divino di causa ed effetto, che è una delle 7 leggi dell'universo, dove noi osserviamo ciò che deve accadere prima di nascere. Quindi non è più un discorso di disegno, ma è un discorso di tempo. Di là non c'è il tempo, di qua c'è il tempo. E quindi a questo punto io posso vedere, immaginate di essere sugli spalti di uno stadio e osservare una partita di calcio. E voi siete anima, siete di là e siete seduti sugli spalti e osservate la partita di calcio. A questo punto vedete che il centrocampista fa una partita che piace a voi, che ritenete che sia utile per la vostra esperienza, perché fa quei falli, fa quella cosa, fa quella giocata, bi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 b
entrate nel campo di gioco, lì avete il famoso fiume Lete, quindi dimenticate tutto, se no come fate a fare la partita se già sapete come la partita? Fate la partita, la svolgete, perché avete voi scelto quella partita. Quindi voi siete praticamente entrati in vita con l'oblio, ma avevate già vista la partita. Sì. È già accaduto, questa diretta che io sto facendo con voi, con Francesca, è già stata osservata. Sì. È ovvio che io vado a osservare le cose più importanti, vado a vedere le cose, e poi c'è sempre una parte celata. È un déjà vu, no? Che ci conferma. Ci sono i déjà vu, c'è la parte celata anche del vostro destino. Vedete, il destino è dettato dalla conoscenza dei fatti. Immaginate che il vostro destino sia, ecco, prendo uno il mio best seller. Okay. A parte che se mi volete scrivere posso darvi un'email, scuoladeldestino@gmail.com, ripeto, scuoladeldestino@gmail.com, e poi potete andare a vedere quello che io faccio su due siti, nonsiamoquipercaso.it, ripeto, nonsiamoquipercaso.it, c'è cioè la finestrella, tendina, corsi e webinar, oppure su www.scuoladeldestino.it. Allora, immaginate che il vostro destino sia un libro, no? Programma di vita con tutta la vostra vita. La copertina principale si chiama Destino di Marco Giusatti Cassin. Quindi il mio destino è dettato dalla conoscenza dei miei fatti. Certo. Cosa vuol dire? Vuol dire che più io mi conosco, più io conosco il programma della mia vita. Se io decido di fare come lavoro, io lo decido, ma magari sono stato condizionato, di fare la guida alpina, e cado in un crepaccio dopo 10 anni che faccio la guida alpina, sono a conoscenza di aver scelto un lavoro pericoloso. Ok? Quindi ho questo rischio, come chi fa il paracadutista, come chi fa il bungee jumping, quello senza la corda che si buttano con le... Questo è una mia scelta, ok? Ma ricordatevi che anche se voi conosceste, perché poi per conoscere il vostro destino, ok, vado a 80 all'ora, mangio sano, mi comporto bene, penso positivo, dovreste però conoscere a questo punto anche il destino di tutti quelli che vi stanno intorno, perché voi siete sempre in interrelazione con tutti, ma anche questo è un po' difficile, non vi pare? Ma anche se voi conosceste il massimo delle persone che vi stanno intorno, quindi avete praticamente sotto controllo il vostro destino, ricordatevi che ognuno di noi ha il retro della parola destino e c'è scritto fato. Questo è il destino, è dettato dalla conoscenza dei fatti. Questo è il fato ed è dettato dall'ignoranza dei fatti, ma fa sempre parte del vostro libro della vita. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è una parte celata, invisibile della vostra vita che non potrete mai prevedere, che vi accadrà, ma che voi non potrete mai vedere. La classica tegola che vi cade in testa. Io esco da una casa, mi cade la tegola in testa, ma perché mi è caduta proprio a me? Ti è caduta proprio a te, non per caso, doveva cadere addosso a te. Ma non è che quella tegola è caduta per caso, quella tegola è caduta a sua volta per tutta una serie di causa effetto che tu non potrai mai conoscere. Si è alzata la tegola perché c'è stata una folata di vento. E perché si è alzata? Perché l'operaio aveva messo poca colla. E perché aveva messo poca colla? Perché aveva bevuto il giorno prima. E perché aveva bevuto il giorno prima? Perché aveva scoperto che sua donna, la sua moglie gli faceva le corna. E perché sua moglie gli faceva le corna? C'è tutta una serie di causa effetto che tu non puoi conoscere, ma che alla fine ti fa cadere la tegola in testa a te. Chiaro il concetto? E quindi qui torniamo un'altra volta al concetto del nostro pescatore. Chi vuole essere lieto, lieto sia.
Del di ma non v'è certezza. Goditi la vita ogni giorno, alzati la mattina e di grazie, coi due piedi respira profondo e godi ogni attimo della tua vita. Vi ricordate quei due turisti spagnoli di 52 anni di Barcellona che 3 anni fa, esattamente nel mese di ottobre, erano dentro una delle chiese più belle d'Italia e a un certo punto si è staccato un capitello da 25 metri e ha preso in pieno il marito, non la Sì. moglie, il marito ed è morto sul colpo di fianco alla moglie? Chi può immaginare che andando a vedere una chiesa io muoia quel giorno? Che poi è Capite che stata cosa lì vuol per dire? secoli, senza che si sia staccato un granello di Mai! polvere. E poi ha voglia il ministro Franceschini a ordinare l'ispezione, la rana, la fava. Quello è morto! Capite? Quindi prendete la vostra vita e ricordatevi che ogni giorno è prezioso perché il fatto che voi ci crediate o meno è qualcosa di invisibile che sta di fianco a voi. Ovviamente non è il fatto sempre brutto, eh? Potrebbe essere anche una meravigliosa fatalità, potrebbe essere che voi camminate su una strada deserta e vedete per terra una banconota a 500 euro, non troverete mai il proprietario e quindi ve la mettete in tasca, è una meravigliosa fatalità. Qualcuno lo chiama culo, ma si chiama fatalità. Okay, perché non esiste il caso, è sempre una causa-effetto che voi siete passati in quel momento e qualcuno ha perso poc'anzi quella banconota. Così è per i fatti negativi, qualcosa che non potete prevedere, ma che fa parte della vostra vita. Ok? Marco, è stata un'intervista veramente straordinaria, meravigliosa, illuminante. Ecco, mi viene da Allora, dire. proponiamoci di fare qualche altro Ma appuntamento. certo, ma io sono strafelice e sono sicura che le persone me lo chiederanno, E io con perché. vera gioia sarò a vostra disposizione, parleremo di tante cose, con Sì, fotografie, con immagini, perché è importante anche vorrei la prossima volta ci mostrassi quella che hai mostrato a me dell'angelo. Adesso lasciamo un po' di avere. Parleremo suspense. degli angeli, Sì, d'accordo, le prove dell'esistenza degli angeli. dell'esistenza degli angeli, che sono sempre un argomento meraviglioso per tutti. Assolutamente. Marco, grazie di tutto cuore, È stato un veramente. piacere. Ci Allora ti rivediamo alla saluto a te prossima. e il tuo meraviglioso pubblico e ci vedremo presto. Ciao a tutti. Grazie, grazie. Ciao, ciao Ciao. Marco, ciao, ciao, ciao a tutti. E per aiutare a crescere il mio canale, iscriviti al canale, metti un like al video e condividilo.